Nella serata del 16 giugno l'Isola dei Famosi è andata in onda per la penultima volta. Infatti c'è stata la semifinale. La puntata è andata in onda eccezionalmente di venerdì, dopo il rinvio di lunedì scorso causato dalla morte di Silvio Berlusconi. Ma la notizia ricevuta da Ilaria Blasi in queste ore è veramente molto negativa. Quasi impensabile. Non si sarebbe mai aspettata di dover leggere una cosa del genere. Ma invece è andata veramente così. Tra le cose accadute all'Isola dei Famosi durante la semifinale, Ilaria Blasi ha fatto specchiare i concorrenti e Marco Mazzoli è rimasto sconvolto. Il naufrago dopo ben due mesi si è specchiato e la prima frase d'esordio davanti alla sua immagine riflessa allo specchio è stata: «Beppe Vessicchio. Sono invecchiato di 50 anni. Mia moglie mi vorrà ancora?» Ironia a parte. Il cambiamento è evidente e lo speaker stesso non ha creduto ai suoi occhi. Isola dei Famosi e semifinale. Brutta notizia per Ilaria Blasi. C'è stato un vero e proprio scoramento per ciò che è accaduto. Subito dopo la puntata dell'Isola dei Famosi. Al termine della semifinale Ilaria Blasi è stata informata sugli ascolti televisivi. Se per quanto concerne la serata in sé, il risultato è stato sufficiente per battere la concorrenza, è saltato all'occhio però un dato clamoroso. E che non potrà certamente soddisfare i vertici di Mediaset, che volevano ben altro. Per quanto riguarda Rai 1, il programma Arena di Verona 100 anni in una notte si è fermato a 1.698.000 telespettatori mentre l'Isola dei Famosi è stata vista da 1.977.000 persone. Lo share collezionato è stato del 16,5%, ma il sito Isa e Kia ha fatto un paragone con le altre edizioni del reality show. Due anni fa il penultimo appuntamento è stato seguito da 3.317.000 spettatori, mentre nel 2022 erano stati 2.400.000 coloro che erano stati incollati davanti al piccolo schermo. Ora bisognerà capire cosa succederà nella finalissima di lunedì 19 giugno. La speranza di Ilaria Blasi è che questo trend possa essere invertito e che nell'ultimo atto si possa almeno raggiungere e poi superare la soglia dei 2 milioni di telespettatori.